La notizia del 24 febbraio, una notizia, quella di oggi, cari telespettatori, che si ricollega col filo conduttore a tutti gli interventi che abbiamo seguito nel corso delle prime puntate di questa rubrica che diventerà un appuntamento fisso nel nostro palinsesto, vale a dire le conseguenze del maltempo che ha flagellato l'Abruzzo e il centro Italia nelle scorse settimane. Perché oggi parleremo di agricoltura. La notizia del giorno, infatti, che l'agricoltura cerca di svegliarsi, come auspichiamo nel nostro titolo, dopo essere stata travolta da questa nevicata inattesa nelle proporzioni e anche nella tempistica, perché insomma siamo quasi a primavera, oggi il sole che c'è fuori ce ne dà testimonianza, ma i danni sono stati davvero elevati e oltre ai danni della neve ci sono anche degli altri danni con i quali la nostra regione ha dovuto fare i conti, in particolare l'Aquilano ha dovuto fare i conti da ormai quasi 3 anni, quelli recati all'agricoltura stessa, anche dal sisma. Di questi argomenti parliamo ed è per questo che la notizia è la notizia di oggi, con l'assessore regionale alle politiche agricole Mauro Febo, che ringraziamo. Grazie Febo di aver accettato il nostro invito e di essere oggi nei nostri studi, e con il direttore della Coldiretti di Chieti, Giordano Nasini. Grazie anche al dottor Nasini. E parliamo perché la notizia del giorno, in quanto ieri c'è stato, assessore Febo, un importante incontro tra voi, appunto, responsabili delle politiche agricole delle regioni italiane, proprio per definire il percorso di risarcimento dei danni all'Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, vale a dire gli ulteriori fondi che andrebbero destinati all'interno della cosiddetta misura 126 del programma di sviluppo rurale, proprio per coprire i danni che hanno subito le aziende abruzzesi. Ecco, partiamo da questo spunto per parlare in generale dell'incontro di ieri. Sì, noi avevamo questa ferita ancora aperta, quella dei danni all'agricoltura nel cratere successivi al sisma del 6 aprile. Purtroppo in quel momento, quando c'era questo stanziamento che era stato deciso, questo risarcimento per la regione Abruzzo, che peraltro era anche cospicuo, forse anche quell'importo così indicato in maniera in un primo momento così importante, non ha fatto sì che si arrivasse alla definizione. C'era in quel momento uno scontro tra la conferenza Stato-Regioni e il governo nazionale. Sta di fatto che dopo mesi di questo rimpallinarsi delle responsabilità eccetera, i soldi sono andati persi. Io credo che non è giusto penalizzare un settore importante della nostra economia, un settore che peraltro già vive delle difficoltà endogene, e quindi credo che era giusto continuare a pretendere questo risarcimento. Noi abbiamo un problema, che però tutti gli aiuti europei e di qualunque altro tipo escludono l'agricoltura. Lo escludono perché per l'agricoltura si faceva riferimento a questo programma di sviluppo rurale, cioè al PSR, dove c'è una misura specifica indicata proprio per l'indennizzo di questi tipi di danni. È chiaro che chi ha, parliamo del PSR 2007-2013, chiaramente lo ha scritto, nessuno poteva prevedere quello che è successo. Per cui ci è stato messo una cifra molto indicativa, che comunque insomma sono 4,5 milioni. Noi intanto abbiamo fatto un primo bando e abbiamo fatto la graduatoria per assegnare questi fondi. Abbiamo necessità di rimpinguare questo capitolo e dopo aver fatto tutte le procedure che ci si richiedeva, abbiamo riproposto ai colleghi di riconoscere, di aiutarci nel riconoscimento di questo atto di generosità che c'era stato nei confronti della regione Abruzzo. I miei colleghi si sono dichiarati disponibili, nonostante ci sia un momento di difficoltà, nonostante oggi dire che all'Abruzzo verranno assegnati 15 milioni di euro per i danni, chiaramente significa sottrarre risorse alle altre regioni, però chiaramente siccome l'Abruzzo a suo tempo, quando ci sono state altre calamità, non ha mai fatto mancare la propria solidarietà, anche i miei colleghi si sono dichiarati solidali, per cui al prossimo tavolo, al prossimo incontro con il Ministro,
ci sarà su questa proposta. Il Ministero già ci sta lavorando, perché questo è un passaggio propedeutico, chiaramente gli uffici adesso lavoreranno per darci una serie di ipotesi che noi tra l'altro abbiamo già indicato, dove trovare queste risorse e come poter intervenire. Io spero che finalmente poniamo fine, ricuciamo questa ferita, che credo era giusto e doveroso andare a, diciamo, a dare risposta. Quindi l'intesa è stata trovata tra le regioni, c'è già una proposta che sarà sottoposta naturalmente. A proposito, com'è inizialmente, assessore, l'interlocuzione con questo nuovo ministro, con questo nuovo governo su varie, questioni che riguardano? Io faccio parte di un partito che fa parte del nuovo governo, quindi sostiene il governo Monti. Io personalmente sono tra quelli che è abbastanza favorevole al governo Monti, anche se mi sarei aspettato qualcosina di più, nel senso che vista la situazione com'è, secondo me bisogna avere più coraggio e soprattutto colpire qualche interesse che invece non è stato colpito. Comunque no, mi sembra che stia operando bene. Devo dire la verità, nell'ambito dei vari ministeri credo che quello più azzeccato sia proprio questo dell'agricoltura, perché è stato nominato il dottor Mario Catania, persona che da 20 anni è un altro funzionario del ministero, conosce tutte le problematiche dell'agricoltura perché le ha esaminate. Io ero stato anche il giorno prima sempre a Roma, proprio un colloquio con lui sullo zuccherificio di Termoli, che riguarda anche la regione Abruzzo. Lui conosceva la storia e i problemi collegati con la trasformazione degli ex zuccherifici. È una persona capace, che sa tutto e ha una qualità in più in questo momento. Lui sono 13 anni che cura i rapporti a Bruxelles, quindi lui conosce alla perfezione il funzionamento della PAC, conosce perfettamente il funzionamento dei rapporti con la Comunità Europea, quindi credo che una scelta migliore, quella del ministro Catania, difficilmente si poteva fare. Ecco, io volevo chiedere anche al direttore Nasini qual è il suo giudizio, se non proprio quello ufficiale della Coldiretti, che poi ovviamente spetta agli organismi nazionali dell'organizzazione che le rappresenta, ma anche quello appunto personale rispetto alle prime mosse che stanno caratterizzando questo ministero, come diceva Febbo, particolarmente tecnico nel senso letterale del termine. Ma guardi, è ovvio che esprimere un giudizio ora è probabilmente prematuro, perché di fatto si è all'inizio di un percorso, un percorso importante, lo accennava l'assessore, rispetto a tutta la riforma della politica agricola comunitaria, quindi sicuramente qui sarà un banco di prova importante. Qualche segnale però c'è stato in tal senso, segnale dico io positivo, ma non solo io personalmente, lo stesso organizzazione. Proprio poco dopo la sua nomina si è tenuta in Confederazione a Palazzo Rospigliosi un convegno dove di fatto si è presentata la proposta unitaria che tutte le organizzazioni di categorie agricole, quindi con Coldiretti capofila rispetto a questa proposta, al commissario europeo in presenza del ministro Catania. Di fatto insomma è emersa in maniera evidente la latitanza fino ad ora magari dei precedenti ministri dell'agricoltura, cosa che con la competenza e la capacità, la professionalità di Catania probabilmente siamo in grado di compensare, e su questo ci aspettiamo insomma interventi forti e importanti. Assessore Febbo, altro punto di questo incontro, non so se è trattato formalmente o informalmente tra di voi, soprattutto tra gli assessori delle regioni centrali colpite dal maltempo, anche questa recentissima emergenza, è ancora troppo presto per poter parlare di un percorso per il risarcimento dei danni, ora che si stanno insomma cercando di sbloccare intanto i fondi per l'emergenza? Ma no, noi ne abbiamo parlato perché è doveroso parlarne, perché i danni sono stati talmente tanti che dobbiamo trovare assolutamente risorse che non siano quelle derivanti dal cosiddetto decreto Tremonti, cioè dall'aumento della tassazione locale della regione Abruzzo o delle altre regioni. Su cui l'Abruzzo ha fatto e vinto un ricorso in corso costituzionale, l'Abruzzo, insieme la cosiddetta tassa di disgrazia. Esatto, la tassa insieme ad altre 8 regioni, quindi noi hanno fatto ricorsi, abbiamo vinto, questo ci apre questa possibilità. È chiaro che credo che le risorse nazionali non bastino, per cui ci vuole il ricorso anche al Fondo di Solidarietà Europeo, ci sono 1 miliardo di euro a disposizione.
Però quando noi diciamo tutte queste cifre, queste cose, io dico sempre di essere cauti e soprattutto di ragionare in una dimensione europea. Noi parliamo di 1 miliardo di euro a disposizione, ma dimenticando che è solo a disposizione per i 27 paesi, e il maltempo lo ha fatto sicuramente in Abruzzo, sicuramente nelle Marche, in Emilia, eccetera. Però non dimentichiamo che forse nell'Europa centrale, nel nord, insomma, per gelarsi il Danubio, che non è certamente il Po o il fiume Pescara, ma insomma ha una dimensione notevole, vuol dire che forse anche lì problemi ci sono. Quindi io starei attento sempre con questi proclami, apriamo la vertenza, eccetera. Anche le altre nazioni che fanno parte dell'Europa possono aprire le loro vertenze, o le altre regioni. Quindi comunque noi il nostro dovere lo stiamo facendo, abbiamo già avuto un primo contatto con il commissario europeo Tajani, già c'è stata una riunione, e intanto per il momento la cosa importante è fare la conta dei danni, cioè tutto ciò che bisogna fare prima. Insomma, gli uffici sono già mobilitati, le stesse organizzazioni stanno facendo la loro parte, perché sono in grado, con diretti, soprattutto è ramificata sull'intero territorio regionale, stiamo cercando di quantificare i danni, così come deve essere fatto. Abbiamo 10 settimane di tempo per fare il rendiconto, e nel frattempo ci muoviamo a tutti i livelli, per sia nazionale sia europeo, per cercare di avere un giusto ristoro. Nasieni, appunto, la conta dei danni in Abruzzo, dal vostro osservatorio, che come conferma l'assessore è assolutamente privilegiato. Assolutamente, la capillarità che abbiamo sul territorio ci consente di fare delle valutazioni attente, puntuali, precise, anche se poi in questa fase, diciamo, ora che si sta sciogliendo, che si è sciolta la neve, incominciano ad emergere le vere criticità, i veri problemi. Di fatto una prima stima si attesta intorno ai 32 milioni di euro di danno per l'Abruzzo nel suo complesso. Ovviamente i danni, vista l'intensità della nevicata, ci sono stati sia sulla costa, ma soprattutto all'interno, ovviamente con tipologie di danno diverse, perché ovviamente sulla costa, soprattutto proprio nella provincia di Chieti, ci sono stati crolli di vigneti a tendone, crolli anche per superfici importanti, quindi bisognerà capire quali saranno poi gli interventi di ricostituzione che bisognerà fare per poter ripristinare lo stato precedente. Poi, andando via via verso l'interno, ovviamente si segnalano lì, l'emergenza è stata grave, è stata seria, perché di fatto si sono verificati casi in cui gli allevamenti sono rimasti isolati, quindi difficoltà anche di approvvigionamento alimentare per insomma sfamare il bestiame, e quindi ovviamente in quel caso i danni sono stati numerosi, importanti, con crolli e quindi difficoltà anche di raccogliere il latte, di consegnare il latte. Quindi sicuramente è stata messa a dura prova l'agricoltura, che nonostante tutto, mi permette di fare questo passaggio, il suo contributo per cercare di gestire l'emergenza l'ha dato grazie agli agricoltori, che comunque si sono messi a disposizione ove possibile, dove c'erano le condizioni per farlo, a far sì che venissero ripulite le strade, mantenute insomma le viabilità, e quindi a dimostrazione del ruolo importante che l'agricoltura fa nel presidio del territorio. Ecco, ma adesso quali servizi il sistema delle organizzazioni professionali può garantire a questi agricoltori colpiti dalla calamità naturale? Ecco, cosa gli consigliate? Sicuramente qui bisogna pensare a una strategia che va sia nel medio-lungo periodo che nel breve, nell'immediato. È ovvio che bisognerà affiancare la regione rispetto a un percorso volto alla definizione di quelle che sono poi le risorse che eventualmente poi si riuscirà a rendere disponibile per le imprese, per le nostre imprese in Abruzzo. È ovvio che bisognerà ragionare con la comunità europea, perché l'evento è stato sicuramente importante, ma sicuramente straordinario, ma nel breve periodo bisognerà essere capaci di dare delle soluzioni, dei servizi immediati, e qui penso alla possibilità di accedere al credito. Qualche banca già in tal senso si sta muovendo rispetto a nostra sollecitazione, quindi di accedere al credito
magari in maniera tra virgolette agevolata, e quindi dare la possibilità, insomma, di poter ripristinare, soprattutto dove c'è la necessità di farlo, in tempi brevi, quelle che erano le condizioni prima dell'evento. Io vorrei chiudere il discorso calamità con l'assessore Febo, approfittando anche Anche sì, anche della, sì, guardiamo avanti decisamente, però insomma devo approfittare anche della sua veste di assessore alla pesca per parlare di un importante intervento rispetto ad un'altra calamità, quella che ha subito in particolare la marineria pescarese, ma insomma un po' tutto il sistema in questa regione sul fronte della difficoltà legata ai fondali del porto. Ci Sì, sono novità positive in questi giorni la anche su questo marineria fronte? credo che ha avuto e ha ancora una serie di problematiche. Poi, peraltro, la neve si va a mettere al termine di una stagione che era nata con una serie di proteste, di azioni mirate del mondo agricolo e ittico, diciamo. Perché stava protestando per questo aumento indiscriminato che c'è stato del costo dei carburanti, gli agricoltori anche Esatto. dell'IMU, eccetera, per cui già 2 o 3 settimane di questi problemi, poi 15-20 giorni della neve, insomma, ha creato un problema enorme. A Pescara ne abbiamo un altro che oramai, di cui oramai non sappiamo come uscirne. Io credo che sia uno di quei casi dove la politica ha dato un'altra, si è assunta le proprie responsabilità, peraltro ha trovato anche risorse aggiuntive, risorse importanti, perché quello di Pescara è un porto statale, non è un porto regionale. Noi come regione ci abbiamo messo risorse E e quindi ammortizzatori sociali è che sono ammortizzatori arrivati, sociali, cioè il perché problema di fondo è che non si riesce a risolvere questa diatriba tra dove scaricare i rifiuti, se sono rifiuti che possono essere scaricati a mare o devono essere portati, e se saranno invece necessari, dove portarli, perché c'è necessità di trovare una discarica particolare. È un problema enorme, perché non è facile dire chiudiamo il porto, perché poi così si possono attivare, chiudere il porto è anche un danno di immagine per l'intera economia pescarese, ma insomma Pescara è un punto di forza della regione Abruzzo, quindi penso che si coinvolga l'intera regione Abruzzo e tante altre problematiche. Non abbiamo altri porti che possono ospitare questi, diciamo, le imbarcazioni, quindi c'è un problema. Noi cercheremo, per quanto mi riguarda, per quanto riguarda il mio assessorato, stiamo trovando una nuova forma di indennizzo che è sì finanziario, economico, però vorremmo trovare, perciò siamo stati anche lì, abbiamo fatto una lettera al ministro per chiedere altre forme di aiuto che non costano nulla, ma che possono dare buone risposte. Penso, per esempio, che in questo caso il fermo pesca, è si possa inutile farlo, spostare. possa essere spostato, e questo sia una risposta importante, è un aiuto veramente importante per loro. Diceva Nasini, l'assessore, appunto, il caro gasolio e l'IMU. A proposito del caro gasolio, insomma, cosa avete provato nel sentirvi tirati in ballo dai tassisti, come quelli che nell'agricoltura hanno questo grande vantaggio, questo grande, insomma, questo grande sostegno dallo Stato sul gasolio? Ma è ovvio che in un contesto, in una fase in cui, voglio dire, il malessere è diffuso, ogni posizione, tra virgolette, può essere legittima, e su questo nulla da dire contro i tassisti. Poi, per l'amor di Dio, è ovvio che l'invito che faccio ai tassisti è quello di verificare poi quelli che sono, non ora, ma da anni, i bilanci dei nostri agricoltori, perché a questo punto il confronto ovviamente non può essere sostenuto. Su sta vicenda poi l'ha introdotto lei, c'è l'IMU che di fatto noi la stiamo definendo una mini patrimoniale agricola, perché di questo si tratta. Noi abbiamo di simulazioni di aziende medie della provincia che in sostanza prima non pagavano nulla e oggi si trovano a pagare importi che vanno anche oltre 1.500 euro. Quindi penso che fare confronti di questo tipo non conviene a nessuno, di fatto. Perché? Perché l'agricoltura sta dando e sta dando probabilmente anche di più di quel che può su questa vicenda dell'IMU.
Ecco, Assessore, su queste partite che riguardano un po' anche i meccanismi finanziari messi in campo dal governo Monti, ieri avete discusso anche per, insomma, per tutelare le Noi regioni di questo abbiamo comparto. già avuto un precedente incontro proprio con il ministro Catania per sollevare questo problema che le stesse organizzazioni avevano già sollevato. C'è questa difficoltà di far capire al Ministero dell'Economia un concetto che oramai sta passando, cioè quello che l'agricoltura non è soggetta a tassazione, per cui una mini, chiamiamola mini, ma non è tanto mini, una mini patrimoniale, quindi un minimo debbono pagarlo. Invece non è un minimo, ma in effetti è una tassa elevata che produce danno, ma tra l'altro non è una tassa su un patrimonio che, come si poteva immaginare, la cosiddetta patrimoniale sulla ricchezza. Qui andiamo a tassare la fonte non del reddito, ma del ricavo, il che veramente tecnicamente è sbagliato. Non è adesso una richiesta perché devo difendere l'agricoltura perché questo è il mio ruolo, ma anche per la professione che svolgo su questa tassazione ci sono degli errori madornali, anche per esempio per le imprese edili. Per esempio, si va un'impresa edile che non vende perché non c'è richiesta, non perché non lo voglia vendere, non vende gli immobili, quindi per loro quell'immobile diventa rimanenza, pagherà l'IMU. Credo che ci siano dei meccanismi che vanno rivisti. Per l'agricoltura questo veramente diventa un problema. Il ministro queste cose le sa perché conosce il mondo agricolo, sappiamo che si è opposto, sta riuscendo per il momento ad avere solo alcune minime agevolazioni che riguardano soprattutto le aree interne, meno male che almeno le aree interne vengono un pochino protette, ma noi chiediamo invece una revisione totale di questa IMU perché credo che sia, insomma, veramente all'agricoltura farà danni. Ecco, per introdurre poi un altro tema che riguarda invece i mercati internazionali di cui avete parlato proprio ieri nella riunione, abbiamo sentito in un settore particolare, quello vitivinicolo, il presidente del Consorzio di tutela dei vini abruzzesi, Tonino Verna, che ci ha rilasciato una dichiarazione per parlarci anche del momento che il settore attraversa, sia dal punto di vista della produzione, anche diciamo della organizzazione di questo importante settore. Comparto trainante, appunto, quello della vitivinicoltura all'interno del settore primario in questa regione in particolare e nella provincia di Chieti, soprattutto da cui appunto arriva Nasini. Dicevo, c'è anche l'aspetto appunto della commercializzazione internazionale e delle sfide sui nuovi mercati. Ascoltiamo le dichiarazioni del Presidente Verna. Quale momento sta vivendo il suo settore? Allora, il settore vitivinicolo, se diciamo alla luce degli ultimi avvenimenti rispetto a qualche anno fa, vive un buon momento. C'è una ripresa del mercato, sia per quanto riguarda la domanda, sia per quanto riguarda il valore mercuriale del vino stesso. Difatti, siamo a un aumento del valore mercuriale del vino del 30%. Considerato anche che nella vendemmia 2011, che è stata una vendemmia di qualità medio-alta e quindi diciamo più alta che media per l'ottima stagione, perché i vigneti non hanno avuto difficoltà dal punto di vista fitosanitario, abbiamo un'ottima vendemmia. La ripresa dei prezzi che è interessante, però se consideriamo da dove siamo partiti, sicuramente la vitivinicoltura rappresenta ancora un settore molto povero che non dà una garanzia di chiusura dei bilanci delle aziende di primo livello. Sono aziende che vivono di un'attività che negli ultimi anni ha visto una continua flessione. Questa ripresa li incoraggia, però il mondo imprenditoriale agricolo ha bisogno non di uno spot, ma ha bisogno di una programmazione più a lungo termine. E se questo trend, che oggi è un trend positivo e che dal punto di vista della commercializzazione a prima analisi può dare un effetto positivo, ma a lungo termine è difficile da ribaltare sul consumatore, determina quindi delle operazioni difficili da far digerire al mercato nel modo più giusto possibile.
Però se noi riusciamo in questo trend a dare una stabilizzazione dell'incremento del valore mercuriale, anche se in ragioni percentuali inferiore a quelle di quest'anno, riacquistiamo quella fiducia che permettono ai produttori, ormai allo stremo delle loro forze, di abolire gli estirpi e ricominciare a rivalorizzare tutte quelle eccellenze che sono dislocate su tutto il nostro territorio. Il Consorzio di Tutela in questo svolge un ruolo importante perché sta rimettendo in cantiere innanzitutto una comunicazione importante non dei blend ma di tutto quello che rappresenta l'enologia abruzzese, che negli ultimi anni ha fatto dei grandi passi in avanti dal punto di vista qualitativo e anche della comunicazione. Quindi diciamo che stiamo attraversando un momento buono. Il momento buono la dobbiamo leggere dal punto di vista commerciale, più guardata all'export che al mercato interno, perché il mercato interno accusa un calo di consumi negli ultimi anni molto molto importante e soprattutto quello che ci aspetterà da oggi fino alla fine di quest'anno, se non addirittura l'anno prossimo. Ci scordiamo che la nostra nazione è in recessione e quindi i consumi languono. Abbiamo questa grande finestra che è il mondo dell'esportazione, sia verso i paesi nostri tradizionali, gli Stati Uniti, il Canada e l'Australia, ma soprattutto verso i paesi emergenti, cioè l'Asia, Cina, India e altri, e l'ex Unione Sovietica, dove anche se paghiamo lo scotto dell'accisa del governo russo dal 1 luglio di 1,70 euro a bottiglia, in qualche modo riusciamo sicuramente con le nostre eccellenze a cercare di conquistare piccole fette di mercato. Dal punto di vista però dei prodotti medio-alti, non andare lì a fare i volumi, perché sicuramente su questo punto di vista non saremmo competitivi. Mi pare che il quadro sia piuttosto chiaro e si riferisca soprattutto per quel che riguarda il mercato ad una forte vocazione che è in espansione in questi ultimi anni verso i mercati alti, verso le fasce d'acquisto alte in paesi emergenti. Diciamo che il Made in Italy e il Made in Abruzzo cominciano a davvero a sfondare su questi nuovi paesi. Però al di là di questo aspetto che vi chiedo di confermarmi, ci sono anche brutte notizie che giungono per i nostri produttori dagli accordi che l'Unione Europea sta stringendo con paesi emergenti a loro volta. In particolare, Febo, avete parlato ieri di questa vicenda con il Marocco, che preoccupa soprattutto i produttori di olio di questa regione. No, credo che preoccupa tutto il sud Europa, quindi dove c'è un'agricoltura con la A maiuscola, quindi i paesi che affacciano sul Mediterraneo, la Spagna, l'Italia, un po' la Francia, la stessa Grecia, perché chiaramente noi abbiamo un'agricoltura che è diversa rispetto a quella delle nazioni dell'Europa centrale, che non hanno la nostra cultura, la nostra tradizione e non hanno i nostri prodotti. E poi hanno una visione un po' diversa, anche un po' più lanciata sul liberismo sfrenato dell'economia. Per cui di fronte a nazioni come quelle arabe, che possono dare la crescita di servizi, la crescita di forniture di carburanti e di magari delle realizzazioni in loco di grandi infrastrutture, chiaramente penalizzano qualcos'altro. In questo caso penalizzano la nostra agricoltura, perché noi da questa nazione dovremo e saremo costretti a prendere alcuni prodotti che sono i nostri prodotti tipici, la frutta, gli ortaggi, l'olio, e quindi con concorrenza, diciamo, chiamiamola sleale. Ecco, mentre come diceva Verna, le accise noi le subiamo quando esportiamo i nostri prodotti. Per cui abbiamo questa difficoltà. Devo dire che a differenza di altre volte è stata una scelta diversa, perché non c'è stata la totalità dell'Europa che ha detto sì, ma addirittura in sede
di votazioni, insomma, il margine del sì e del no è stato di poco, c'è una rivolta anche delle altre nazioni che stanno prendendo posizione, noi speriamo che insomma, su questo il governo ponga la questione in Europa, che non è così tutto automatico, perché è vero che magari importiamo più gas e magari qualche nostra impresa edile può andare a fare qualche grande infrastruttura, ma il problema è che continuando così il nostro settore, che ricordiamo è il settore primario, che finalmente si comincia a risottolineare che è il settore primario, veramente implode. Insomma, questa filiera diventa sempre più lunga invece che corta con questi accordi, Nasini, mentre voi che insomma siete coloro che hanno lanciato Campagna Amica e tante altre iniziative di questo tipo. Assolutamente, questo io uso una sola parola per definire questo accordo, perché di fatto è una catastrofe. È una catastrofe perché di fatto qui non si mettono a rischio le sole produzioni tipiche mediterranee, per capirsi, ma anche la stessa pesca, insomma, potrebbe subire conseguenze negative. Si parlava prima della pesca del porto di Pescara, quindi in sostanza è un qualcosa che è assolutamente da evitare, perché di fatto solo effetti negativi possono derivare da questo tipo di accordo. Un accordo che, lo spiegava benissimo prima l'assessore, nasce sacrificando, ahimè, anche questa volta, rispetto alla possibilità di accordi commerciali in altri settori, il settore primario. Questo nasce dopo la cosiddetta primavera araba, e qui mi permette un passaggio, che di fatto è nata poi perché? Perché è andato in crisi il settore primario. Di fatto dalla crisi il settore primario è andato in crisi un po' tutto il Nord Africa, di fatto noi ne abbiamo subito e continuiamo a subirne le conseguenze, guarda caso, sul settore primario. Su questo aspetto invito la politica, insomma, a fare delle riflessioni importanti. Ecco, invece Nasini, sulla vitivinicoltura, quello che diceva il Presidente del Consorzio di Tutela, io qui lo condivide? Lo condivido, si faceva prima una battuta, probabilmente l'incremento è stato più del 30% e qui l'auspicio è solo uno, che poi, o meglio due, che questo sia un trend strutturale, che quindi per i prossimi anni si possono, insomma, confermare un certo tipo di andamenti, ma soprattutto, dico io, è necessario e opportuno che questi incrementi vengano poi, come posso dire, distribuiti ai produttori agricoli, perché ce n'è bisogno, perché la conseguenza poi è quella che gli agricoltori si vedano costretti ad abbandonare un settore che, dico io, è prioritario, è primario, è prioritario per tutta l'agroindustria, sicuramente della provincia di Chieti, ma anche abruzzese. Sono considerazioni, Febo, che ci introducono un po' all'appuntamento di Vinitaly, che è stato e che ormai imminente, è stato anticipato anche di qualche giorno quest'anno. Allora, come si prepara la Regione Abruzzo, il mondo delle sue imprese, i suoi consorzi, i suoi produttori, ma a questo appuntamento, con quei dati di cui parlava Berto? Credo che, insomma, andremo lì, faremo come al solito bella figura, mi auguro, anzi, però insomma, sono abbastanza certo. È una manifestazione a cui, insomma, non si può fare a meno di partecipare, comincia comunque anche ad avere qualche problema in generale. C'è stata questa ristrutturazione, prima si faceva dal giovedì al lunedì, oggi si fa dalla domenica al mercoledì, quindi sono tagliato un giorno, addirittura sembrerebbe che diventi biennale come quella di Bordeaux, perché ci sono costi veramente che ormai le aziende cominciano, con la crisi che c'è, cominciano a non più sopportare. Noi ci presentiamo con il meglio della nostra produzione, continuiamo così come l'anno scorso facevamo quell'esperimento di costituire quella società di produttori, quest'anno invece entra direttamente in campo chi rappresenta la vitivinicoltura abruzzese, cioè i consorzi di tutela, che gestiranno la parte pubblica della manifestazione. Grandi adesioni, ci aspettiamo molto da questo Vinitaly, perché peraltro cade in un momento particolare, festeggeremo i 40 anni del nostro Trebbiano, abbiamo dati buoni
sulle esportazioni anche per il 2011, nonostante la crisi, continuiamo a superare i 100 milioni, c'è questo prezzo che continua ad essere sostenuto, insomma dobbiamo aiutarlo. Noi infatti siamo lanciati in un'attività di promozione importante, quest'anno scenderemo in campo con altre manifestazioni, sempre con il mondo imprenditoriale a fianco. E anche qui c'è stato un grandissimo salto di qualità dell'imprenditoria agricola e rurale. Prima si faceva tutto alle spalle del pubblico, adesso i soldi sono finiti, gli imprenditori agricoli questo lo hanno capito benissimo e sono disponibili ad investire insieme al pubblico, purché il pubblico si dimostri attenzionato, purché il pubblico si mostri di avere intenzione di eliminare lo sperpero. E abbiamo anche quest'anno, questa manifestazione si farà a costi veramente, veramente molto, molto più bassi rispetto a prima, quindi noi ci puntiamo molto. Mi sono lasciato per la parte conclusiva, abbiamo pochi minuti di questo incontro, un tema che sta particolarmente a cuore col Diretti, perché fino a ieri lei, Nasini, era sotto la GE a Roma a protestare insieme a migliaia di bandiere gialle rispetto a questo problema. Non mi hanno invitato, sennò ci andavo pure io. Che riguarda i ritardi nei pagamenti dall'ente pagatore, poi delle misure del piano di sviluppo rurale, ma anche di tutti gli altri progetti europei. L'agricoltura è particolarmente penalizzata appunto anche dalle inefficienze della pubblica amministrazione. Ma guardi, non solo le migliaia di bandiere, ma soprattutto i migliaia, ne abbiamo stimati intorno a 40.000, ovviamente non erano tutti presenti nella due giorni di sit-in che si è tenuto via Palestra 81, la sede della GEA, per capirsi, di produttori che effettivamente chi per importi anche importanti e da anni insomma aspettano questo loro diritto, abbiamo presidiato per ottenere poi di fatto qualcosa che spetta di diritto. Vede, questo rientra un po' nella strategia che uno sta mettendo in campo in questo momento particolare, dove tra l'altro anche, come posso dire, la calamità naturale va ad aggravare una situazione grave. Quindi rispetto a un contesto difficile bisogna necessariamente far sì che la macchina pubblica sia a pieno regime. Non possiamo più assolutamente permetterci dei ritardi, delle inefficienze, perché io le garantisco, ero lì, ho accompagnato personalmente dei produttori. Sì, perché poi si è ottenuto un risultato che è stato quello di interloquire migliaia, diciamo decine di pratiche, perché poi ovvio si sono sbloccate grazie alla vostra. Perché di fatto problemi non c'erano, o perlomeno non sono state rappresentate motivazioni valide che di fatto giustificavano questi blocchi importanti per periodi di tempo così lunghi. Su questo è ovvio che l'assessore sarebbe venuto anche lui, perché spesso riunione li subisce negativamente. Esatto. Perché poi di fatto abbiamo sbloccato sia pratiche relative ai premi unici, ma anche pratiche legate al PSR. Siamo molti abruzzesi in questi 40.000 casi. Vicini di abruzzesi che abbiamo risolto, guarda caso, ma non è pensabile che però tutti i giorni stiamo lì a presidiare. Voglio solo aggiungere che un risultato comunque si è ottenuto, perché il presidente Fruscio ha dato garanzie e rassicurazioni rispetto al fatto che tutti gli elenchi che noi abbiamo opportunamente non solo già segnalato da tempo, ma abbiamo fisicamente rilasciato sopra i tavoli della CEA, verranno visionati, e in tempi brevi ci è stata data la garanzia che non solo quelli che abbiamo portato fisicamente in questi giorni, ma anche gli altri che non sono potuti, perché poi voglio dire lo spazio era limitato, verranno poi soddisfatti. Su questo tema voglio chiudere questa trasmissione.